Allora, oggi inizio, domani avremo la prima relazione di laboratorio e quindi inizio con un avviso sul laboratorio stesso. Allora, io ho parlato con Cambini per capire come gestire la situazione che io chiamo di numerosità iniziale del corso, perché per miliardi di motivi la numerosità effettiva di un corso si vede da metà in avanti, quando effettivamente ci sono meno persone rispetto alle prime settimane. No? E come fare a evitare di creare poi dei disguidi in laboratorio? Allora, quello che abbiamo pensato è di fare un pochino di violenza sull'orario delle lezioni e per le prime settimane, soprattutto domani, che è la prima volta, e tra l'altro la semplicità del testo proposto lo permette, di anziché fare due turni di laboratorio così com'è in orario, okay, provare a fare tre turni di un'ora ciascuno anziché due turni di un'ora e mezza. Io sono convinto che se siamo tutti precisi e puntuali sull'inizio e sulla fine, evitiamo di perdere quel quarto d'ora per entrare a uscire e alla fine il tempo netto è lo stesso e riusciamo a darvi il 50% di postazioni di lavoro in più, perché passiamo da 3 a 2, e soprattutto il 50% di tempo in più da parte nostra, quindi di Juan e del corsista, e a volte riuscirò a passare anch'io, per riuscire a rispondere alle vostre domande. Okay? Quindi io partirei con questo, diciamo così, esperimento temporaneo, nel senso che immagino che dopo qualche settimana l'affluenza fisiologica poi ci permetta di tornare a fare due turni di un'ora e mezza. Quindi direi, tra l'altro io ho tirato giù queste lettere alfabetiche sulla base dell'elenco degli iscritti di stamattina. Rispetto al numero dell'anno scorso sono ancora circa 80 persone sotto, quindi probabilmente sono ancora un'ottantina di persone, se i numeri più o meno si stabiliscono in realtà dovrebbero aumentare, quindi che devono ancora finire l'immatricolazione. L'elenco esatto non ce l'ho ancora, quindi ho fatto una piccola estrapolazione sperando che quelli che si devono ancora iscrivere non siano tutti quelli con la E, perché altrimenti sbaglia l'ultimo turno, no? Che non si sia il complotto di quelli con la E. Ok, quindi cerchiamo di gestire le prime settimane, no, al meglio e con certa flessibilità, da ambo i lati possibilmente, questa cosa. Quindi domani, adesso poi quando torno all'ufficio vi mando un avviso via mail con queste informazioni, i turni di lavoratorio saranno organizzati in questo modo. Ok? La cosa funziona se tutti collaborano, quindi non cercate di bucarvi per favore, perché altrimenti si sbilanciano, bucarvi sul turno sbagliato, eccetera. Ok, fine dell'avviso. Ritorniamo invece al nostro giocattolo, cioè alle nostri diagrammi delle classi. No? Allora, poi riprenderemo l'esempio, ma prima rinforziamo un pochino il concetto. La volta scorsa abbiamo visto come nel diagramma concettuale sia importante identificare i concetti principali, che abbiamo rappresentato tramite il costrutto della classe di un class diagram, e molte delle informazioni che abbiamo in realtà però non sono specifiche di una classe, ma risiedono nei legami, nelle associazioni, come dice Alessandro Gamelli, tra le diverse classi. E abbiamo già visto la volta scorsa, l'associazione può avere, anzi, noi dovremo sempre indicare quali sono i vincoli di cardinalità in un verso e nell'altro verso dell'associazione stessa. Okay? Questo ci dice come possono essere relazionate i singoli oggetti della singola classe, singole istanze di ciascuna delle due classi. Vabbè, queste sono cose che abbiamo già visto. Qui ci sono alcuni esempi di tipologie, di molteplicità di associazioni diverse. La prima è un'associazione con cardinalità 1-1. O meglio, 1-1 con un lato opzionale. Questo cosa dice? Dice che io posso avere un ordine per un prodotto e dopo che è stato consegnato quell'ordine ci sarà una fattura di pagamento relativa a quell'ordine.
Allora, dato un ordine, quante sono le fatture che sono associabili a quell'ordine? Beh, se l'ordine non è ancora stato consegnato, nessuna, non esiste ancora nessuna fattura, e quindi abbiamo la cardinalità minima pari a 0. Se invece l'ordine è già stato consegnato, avremo una cardinalità pari a 1, perché c'è una sola fattura, non è che me lo fatturi tre volte, per favore, visto che l'ordine era uno solo. E viceversa, se io ho una fattura, questa fattura farà riferimento normalmente a un ordine ben preciso, è uno solo. Poi, nel nostro sistema abbiamo 1000 ordini diversi e quindi 800 fatture diverse. Ma ogni ordine o è in relazione a una sola fattura o nessuna, e ogni fattura è in relazione sicuramente a un ordine. Okay, questi vincoli non sono mai vincoli sul numero totale di ordini, sul numero totale di fatture, ma sul numero totale di ordini che sono in relazione a una ben precisa fattura, o sul numero totale di fatture che sono in relazione a un ben preciso ordine. Vediamo, pensarlo così. 1, 0, 1. Se fosse una cardinalità 1, 1, quindi se non ci fosse questo, pardon, se non ci fosse questo 0, o anche essendoci questo 0, in realtà quando abbiamo una relazione di questo genere, 1, 1, una domanda che dobbiamo sempre farci quando stiamo modellando il sistema è se queste due classi, ordine e fattura, hanno senso di essere separate, oppure in realtà non sono due aspetti della stessa cosa. Quando ho una relazione 1-1 ho sempre il dubbio, ma sono due cose diverse, le devo tenere separate, però per ciascuna di queste deve esserci esattamente una dall'altra, e per ciascuna delle altre deve esserci esattamente una di queste, ma allora in realtà non sono la stessa cosa, se una non può esistere senza l'altra e viceversa. Quindi ogni volta che vediamo una relazione 1-1 chiediamoci se non sia più opportuno fondere le due classi in una classe sola. Poi magari ci rispondiamo di no, è meglio tenere separate, perché magari sono informazioni che provengono, magari che sono relative a processi diversi o provengono da persone, da fonti dati diverse, da utenti diversi, allora le teniamo separate. Va bene. Però tra le varie, diciamo così, controlli, verifiche, dicevo che con la modellazione, la presentazione è un processo incrementale, man mano che aggiungo una cosa, mi faccio delle domande, mi do le risposte, lo modifico, eccetera. Allora, una delle tante domande che ci facciamo in corso d'opera è: queste due classi sono veramente distinte o sono la stessa? Che abbiamo chiamato temporaneamente in modo diverso prima di accorgersi che in realtà rappresentano la stessa informazione. Ok, secondo esempio è l'esempio di una relazione 1 a molti, molto semplice, che ha a che vedere con la relazione di residenza. Okay? Quindi una persona può essere residente in una città, in generale. Una città può avere delle persone residenti. Allora, i vincoli di cardinalità sono che una persona può essere residente solamente in una città per volta. Cioè, se noi stiamo rappresentando la situazione a oggi, voi siete residenti in una ben precisa città. In realtà non è vero che ci sono persone che non hanno né cittadinanza né residenza, e quindi questo 1 non sarebbe proprio veramente obbligatorio, ma semplifichiamo un po' sempre, no? Quindi, lato città, quindi data una certa persona, quante sono le città nelle quali è residente? Una, esattamente una. Lato opposto, ovviamente, è una molteplicità pari a molti. Quindi, data una città, questa sarà luogo di residenza per un numero arbitrario, illimitato di persone. Adesso non stiamo a fare il pignoli se 0 molti o 1 molti, nel senso che non ci cambia la sostanza. È obbligatorio che una città abbia almeno un residente per potersi dire città? Non lo so. Se c'è qualche codicillo che dice così, no? C'è una sindaco almeno, non lo so. Ha senso quindi una città abbia 0 residenti? Ma in realtà sono situazioni, diciamo così, talmente teoriche che non ci fa differenza modellare in un modo o nell'altro. Quando la cardinalità massima è molti, la cardinalità minima quasi sempre, non è poi così determinante. Poi abbiamo il terzo caso, che è quello un pochino più complesso,
quindi per passare al terzo grado fatemi creare un modello mentale per il secondo. Cioè, immaginate di avere, perché io cerco sempre di aiutarmi immaginando un foglio di carta su cui ci siano scritte quelle informazioni. Allora, se io ho un foglio di carta su cui ci sono scritte le informazioni sulla persona, un foglio per ogni persona, sono mille persone, sono mille fogli di carta, tutti fatti uguali, tutti con la stessa struttura, tutti avranno nome, cognome, data di nascita, eccetera, e poi avranno un campo residenza. Una riga, una sola. Ok? Allora, se io mi immagino quel foglio di carta, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, lasciamo parte del luogo di nascita, si confonde perché è una città, e residenza, io mi chiedo, ma perché la residenza non è un attributo come potrebbe essere nome, cognome, di tipo testuale, e invece l'ho modellata come relazione? Pur essendo un'informazione che è relativa della persona, anzi sto dicendo che ogni persona deve avere l'informazione di residenza, grazie a quell'uno. E perché la città di residenza, il luogo di residenza, non è un valore libero? Come nome ti possono chiamare Antioco e non ti puoi lamentare, mi scuso se fosse qualcuno presente, perché non c'è una lista di nomi approvati, no? In cui devi assolutamente scegliere tra quelli. È un valore libero. La data di nascita anche è un valore libero. No, dipende un po' come tua madre decide. Quindi non la puoi imporre a priori, no? Mentre invece il luogo di residenza, anche questo è un valore testuale. Sono residente a Torino, va bene. Ma non puoi inventarti domani una città che non esiste e dire che sei residente lì. Quindi il luogo di residenza non è un campo libero, un attributo libero della persona, un valore arbitrario che dipende da quella persona lì, ma non ha nessun vincolo esterno. No, deve essere uno dei valori che c'è nel librone che contiene tutte le città italiane, nell'elenco di tutte le città possibili. Allora, io non vado a mettere qua un campo di testo residente sperando che poi chi riempie quel campo di testo sia talmente preciso e pignolo che vada a prendere esattamente una delle stringhe che sono comprese nell'elenco di tutte le città possibili. No? Non vado a rischiare questo. Semplicemente dico che la residenza non è un attributo della persona, ma è una relazione che la persona ha con una città, la quale città è un'entità a sé stante, ben nota, ben definita, eccetera, eccetera, che esiste indipendentemente dalla persona e che quindi un'informazione con cui le informazioni della persona si collegano alle informazioni sulla città. So che sono discorsi un po' teorici, sembrano vaghi, ma... Quindi, se io mi immagino una scheda con i dati della persona, mi accorgerò che alcuni di questi dati sono dati liberi. Alcuni di questi dati in realtà vanno a pescare o vanno a collegarsi con altri dati che ho altrove all'interno del sistema informativo. Oh, questo non vuol dire che in tutti i sistemi informativi quando c'è una persona deve esserci una classe città. Dipende dal focus del sistema informativo stesso. Se a me non interessa tanto dividere le persone per città o essere sicuro che quell'informazione sia valida, posso anche non avere la classe città, ci metto qua persona e è finito lì. Dipende da qual è il focus del sistema informativo. Se invece il sistema informativo deve gestire magari delle spedizioni, deve gestire delle anagrafiche, eccetera, allora è opportuno che ci sia. Ci sarà sempre la domanda, ma ve ne accorgerete da domani in avanti, dove mi fermo? A che livello di dettaglio mi fermo? Perché anche città ha bisogno di provincia, ho bisogno di nazione, ho bisogno di regione. Boh, dipende. Dipende da che cosa deve fare il sistema informativo. Ricordiamoci che qui stiamo facendo il modello delle informazioni su cui il sistema informativo dovrà lavorare.
e quindi questo modello sarà più dettagliato nelle aree in cui il sistema informativo dovrà lavorare specificatamente e sarà meno dettagliato, potremo permetterci delle approssimazioni molto più semplificative nelle parti che sono meno importanti per questo sistema informativo. Quindi non c'è la regola a priori generale, dipende da quanto, da che cosa deve fare il sistema informativo. Quindi andiamo a leggerci il testo, vediamo se questa informazione ci serve davvero o no, o la stiamo mettendo dentro tanto per completezza. Ecco, non fatelo. Se l'informazione non serve, non la mettiamo, perché la complessità arriva già da sola, non c'è bisogno che noi la invitiamo in casa nostra aggiungendo delle cose che non servono. Ecco, se io invece immaginassi sul lato city di visualizzare i dati su una città su un foglio di carta, avrei, vabbè, le informazioni tipo il nome, la provincia, la popolazione, le coordinate geografiche e poi l'elenco dei residenti. Un elenco di 1000 nomi delle varie persone che abitano in quella città. Allora, qui è più facile capire che non posso avere in una classe 1000 attributi diversi o un attributo che è un elenco di 1000 parole o di 1000 persone. Allora, qui è più ovvio, più semplice capire che questo elenco in realtà non è altro che andare a pescare in una classe dove ci sono i vari elementi, dicendo guarda, di quella classe contiene 10.000 elementi, quei 1000 sono relativi a questa città. Nessun attributo di una classe deve mai essere di tipo elenco o lista. Gli attributi di una classe sono tutti valori semplici: un testo, una data, un numero, eccetera. Quando vi viene la tentazione di mettere come attributo un elenco, una lista, vuol dire che in realtà lì dietro c'è una classe esterna che contiene i valori possibili per quell'elenco, per quella lista, e che quindi questa informazione, che se noi ce la immaginiamo su carta, vediamo i nomi scritti uno dopo l'altro, in realtà ci sta suggerendo di tagliare mentalmente il foglio di carta in due metà, una parte con i dati specifici della città, l'altra parte con i dati che riportano le informazioni delle persone che sono in relazione con la città, in questo caso in relazione dei residenti. Ecco, il terzo caso è il caso più generale, più generico, in cui ho una classe turista e una classe viaggio. Immaginate un'agenzia di viaggi che organizza dei viaggi, delle crociere o quello che volete. Allora io ho un turista che, fortunato lui, può andare in tanti viaggi diversi. Si fa due crociere all'anno, tre, per tanto non ha gli esami da dare, e quindi può avere più, essere prenotato in più viaggi. D'altra parte, ogni viaggio non viene organizzato per una persona sola, ma viene organizzato per un pacchetto, per un pool di turisti. Quindi, dato un viaggio, io ho un certo numero di turisti. Qui è messa, è indicata una cardinalità minima pari a 1, perché dice se non c'è proprio nessuno il viaggio non lo faccio. Ma di nuovo con una sfumatura, no? La cardinalità minima. Ciò che rende particolare questa relazione è che la cardinalità massima è pari a molti su entrambi i lati. È il caso più generale, si verifica abbastanza spesso. Nell'esempietto nostro di vaccino non abbiamo riscontrato questa situazione, però no, può verificarsi. Allora, su questo è un pochino più difficile farsi un modello mentale. Perché noi potremmo immaginarci una scheda turista che contiene tutti i nomi dei viaggi, poi un'altra scheda del secondo turista che contiene i viaggi che ha fatto il secondo turista, una scheda del terzo turista che contiene i viaggi del terzo turista, da un lato. Dall'altro, la scheda di un viaggio, e ciascuno viaggio, l'elenco delle persone che vi partecipano. Mentalmente, ipoteticamente, perché ovviamente queste informazioni non andiamo a scrivere sia qua che là, perché sennò avremo informazioni duplicate e 99 su 100 saranno sbagliate, perché sicuramente ci dimenticheremo qualche incrocio. Queste informazioni di quali sono i viaggi a cui partecipa un turista e di quali sono i turisti che partecipano a un certo viaggio, in realtà le abbiamo memorizzate nella relazione. Cioè, la relazione mette in relazione, scusate il gioco di parole, collega
due elementi, uno di tipo turista e uno di tipo trip, proprio perché sto dicendo che quel turista va in quel viaggio. Il fatto che la relazione esiste è l'informazione. E quindi in questi casi ce la possiamo un po' immaginare. Qui c'è un altro esempio dello stesso tipo di relazione, molti a molti, tra studente e corso. Qui abbiamo studenti, abbiamo i corsi e poi abbiamo l'informazione che uno studente può essere iscritto a un corso. Allora, il modo è che c'è una relazione molti, molti a molti, è sbagliata questa, questa cardinalità massima 1 nel disegno, scusate, perché ovviamente può essere iscritto a più di un corso. Ecco, questo lo possiamo mentalmente immaginare come una sorta di foglio Excel, una tabella, in cui da un lato abbiamo i singoli elementi della tabella studente, le singole istanze della classe studente, sulle colonne abbiamo i singoli istanze della classe corso, e in ciascuna casella, in ciascun incrocio può esserci o non esserci una X, può esserci o non esserci l'informazione che quello studente è iscritto a quel corso. Allora, quando noi imponiamo una coordinata massima pari a 1, stiamo dicendo che su ogni riga può esserci al massimo una X, oppure su ogni colonna può esserci solo una X, dipende da che lato stiamo pensando. Se invece diciamo che da un lato o da entrambi i lati ci sono coordinate massime molti, significa, come in questo caso, che ci possono essere più X sulla stessa colonna, cioè più studenti possono essere iscritti allo stesso corso, in questo caso. Potrebbe esserci anche il caso in cui uno studente è iscritto a più di un corso, allora avrei più X sulla stessa riga. Quindi una relazione, in generale, la possiamo proprio, ricordiamocela, se andate indietro di 4 anni con la memoria, no? La prima lezione di analisi 1 vi hanno detto che una relazione è un sottoinsieme del prodotto cartesiano di due insiemi, no? Cioè io ho due insiemi, l'insieme degli elementi della classe student, l'insieme degli elementi della classe course, e la relazione è il sottoinsieme di coppie, prodotto cartesiano, che voglio mettere in relazione, che ritengo collegato. Cioè non sono tutte le coppie possibili, sono le coppie che mi interessano. Io sto dando informazioni. Se questa tabellina fosse vuota, nessuna X, non avrei informazioni. Se fosse piena, ci fossero X ovunque, non avrei informazioni di nuovo. Non starei dicendo nulla. L'informazione ce l'ho quando ho un sottoinsieme di elementi che hanno un certo proprietà. Quindi quando nel vostro esercizio di modellazione state pensando a una relazione molti a molti, se vi aiuta provate a immaginarvi, anche proprio solo avere un po' di fogli di frutta su cui fare questi schemini aiuta, no, a immaginarsi i singoli elementi. Allora, in questo modello c'è una conseguenza di come abbiamo definito le cose, è che tra un oggetto e l'altro può esserci o non esserci la relazione. Dici, va bene, non può esserci due volte. Allora, una cosa di cui non dobbiamo confonderci è che se io ho una cardinalità massima pari a molti, significa che quel corso può avere tanti studenti, ma ogni studente può esserci una volta sola. Non è possibile che oggi io abbia l'informazione che questo studente è iscritto a questo corso e poi tra un po' mi arrivi di nuovo l'informazione un'altra volta che quello stesso studente è iscritto a quello stesso corso. Cioè, se lo studente è diverso va bene, se il corso è diverso va bene, ma se ho di nuovo lo stesso studente lo stesso corso, questa seconda informazione non riesco a scriverla, perché la X c'era già qua. Non è che posso mettere un'altra sopra, farla in grassetto, disegnarla in grosso. Non c'è o non c'è. Allora, questo è una limitazione, in alcuni casi, dobbiamo ricordarcelo, che quando abbiamo una relazione tra coppie di oggetti appartenenti a classe,
di cui vogliamo permettere la ripetizione della stessa coppia che fa la stessa cosa, allora non ci basta una relazione sola. Dobbiamo aggiungere una classe in più in mezzo, poi vedremo degli esempi, che distingue la prima volta dalla seconda e dalla terza volta, che gestisce una sorta di storico delle volte in cui è capitato che quello studente appartenesse a quella cosa. Quindi abbiamo uno strumento di modellazione che è l'associazione, che può esprimere certi comportamenti, altri non li può esprimere, li dobbiamo costruire noi giocando con la grammatica che abbiamo, cioè classi e associazioni. Ok, questa slide ci fa una domanda strana che mi dice: c'è qualcosa che riteniamo strano in questo modello? La domanda si chiarisce guardando il titolo, cioè ci sono degli attributi il cui valore in realtà non è necessario perché può essere derivato, può essere ricavato da altri? Quindi un altro suggerimento di modellazione. Ad esempio, l'età. Allora, decidere che l'età sia un attributo di impiegato è una scelta sfortunata, non per ragioni di privacy, di segreto, degli impiegati devono gestire i loro dati, ma perché l'età è un dato variabile. E quindi tu dovresti avere un sistema informativo che si ricordi ogni giorno di andare a controllare di chi è il compleanno e aumentargli di uno il campo età. È un lavoro inutile. Allora, sarebbe molto meglio, anziché l'età, e infatti quando voi vi registrate su un qualunque modulo nessuno vi chiede l'età, vi chiedono la data di nascita, che è un valore fisso, non cambia mai per tutta la vostra vita, anche se qualcuno cerca poi di taroccarlo, ma e da cui è immediato, facilissimo calcolare l'età. Quindi quando possibile, questo esempio semplice cosa ci fa capire, che quando possibile è meglio ancorarci a dati fissi. Non diamo al sistema informativo un sovraccarico ulteriore di mantenere aggiornati dei dati che in realtà potrebbero aggiornarsi da soli. Sempre per lo stesso motivo, perché c'è sempre il rischio che poi per qualche errore, baco, malfunzionamento, quel dato riesce a un certo punto a sommare valore sbagliato. Quindi, no? nel decidere come modellare alcune cose, cerchiamo di, il più possibile, no? di avere dei dati che una volta creati non si toccano. L'altra anomalia, o perlomeno miglioramento possibile, è sugli abitanti di una città. Ma perché? Perché è un'informazione che ho già. Cioè, se io ho modellato, tolgo questi cosi che coprono, se io ho questa relazione di impiegati che sono residenti in una certa città, o gli impiegati che lavorano in una certa città, eccetera, eccetera, se voglio sapere quante sono le persone che vivono in quella città, tra i miei impiegati ovviamente, allora chi ha modellato questo, no, mettiamo un campo in più, un numero che già mi dica quanti sono. Mentre invece basterebbe mettersi sulla città e andare a vedere quanti impiegati dall'altra parte della relazione sono collegati a questa città qui. Nella, diciamo così, impostazione tabellare, nella colonna di quella città vado a vedere quante X ci sono. Conto quante occorrenze della relazione residenza ci sono in relazione a una determinata città. Non gestisco un campo a parte. Ogni volta che arriva una nuova persona di questi impiegati che diventa residente in questa città, sarà uno in più. Se io avessi un campo, un valore intero a parte, dovrei fare due operazioni anziché una. Aggiungere una relazione tra questa persona e questa città e poi ricordarmi di incrementare questo numerino. Ah, questo non va bene perché
è un valore, quindi questo valore è un valore derivato, lo posso ottenere andando a interrogare altre informazioni che già ho nel mio modello. Quindi ogni volta che c'è un dato che si può ottenere in due modi diversi, c'è sempre il rischio che i valori che ottengo nel modo 1 e nel modo 2 possano divergere per problemi. Perché se noi fossimo capaci a fare sistemi informativi perfetti, nessuno di questi ragionamenti sarebbe così importante. Ma invece noi abbiamo un modello concettuale su cui si fonda tutto il resto del sistema informativo e quello dobbiamo renderlo più robusto possibile. Cioè non funziona se il software fa la cosa giusta sopra, no, funziona sempre. Mi dà sempre una visione coerente delle informazioni, il più possibile, per quanto riusciamo. Quindi come regoletta nostra cerchiamo di, come regola cerchiamo di non usare mai degli attributi o che potrebbero essere rappresentati in un modo più semplice o che potrebbero essere ricavati andando a analizzare le relazioni esistenti, relazioni ai classi. Sono ridondanti queste informazioni, allora una ridondanza è male. Poi aggiungiamo un altro paio di costrutti. I tre costrutti di base sono quelli che abbiamo visto: classe, attributo, espressione, poi la sua relativa molteplicità. Adesso aggiungiamo ancora due o tre semplici costrutti grafici. Uno è un'estensione semplicemente del concetto di associazione. Si chiama classe di associazione. Cos'è? Vabbè, è un'associazione normale, come tutte le altre. Quindi mette in relazione due classi, la disegna con una linea, ha le sue molteplicità, ha il suo nome, eccetera. Ma a questa associazione è appesa una specie di classe. Questa specie di classe, che non è una vera classe, è una association class appunto, una classe di associazione, può avere degli attributi. Cosa significa? Che significato diamo questo? Significa che io ho un consulente e un'azienda. Ho la relazione che mi dice che questo consulente lavora per questa azienda. Quindi questa relazione mi dice alla fine quali consulenti lavorano per quali aziende. Mettiamole in tabella, mettiamo le X in corrispondenza dei consulenti e delle aziende per cui lavora. Relazione molti a molti, perché il consulente prende freelance, può lavorare per varie aziende e ogni azienda può ovviamente assumere più consulenti. Ecco, per ogni coppia consulente-azienda che siano legate all'associazione, in realtà possiamo chiederci qual è la paga, lo stipendio. Il valore che viene corrisposto a quel consulente dell'azienda per quel lavoro. Allora, questa non è una classe a parte. Una classe importo, una classe stipendio, da sola non esiste. È solo un numero quello. È un numero che però viene associato a una coppia esistente tra consulente e azienda. Quindi è un po' come se nella nostra matrice non mettessimo x, ma al posto di x mettessimo un numerino. Mettessimo gli attributi che elenchiamo in questa associazione. Infatti, questa non è una classe vera. Se vedete il nome che è stato dato a questa classe, è il nome dell'associazione. Cioè, qui stiamo dicendo semplicemente c'è un'associazione molti a molti tra consultant e company. Ma in questa situazione ci scriviamoci sopra in piccolo delle informazioni che ci fa comodo. Queste informazioni le devo mettere qui perché non le posso mettere nel consulente, perché il consulente, se lavora per aziende diverse, potrebbe fatturare importi diversi, e non le posso mettere nell'azienda perché se l'azienda ha molti consulenti, giustamente paga ogni consulente una cifra diversa. Quindi quello non è un attributo del consulente, non è un attributo dell'azienda, ma è un attributo del fatto che il consulente stia lavorando per quell'azienda.
Allora, l'informazione che non sta né di qua né di là, ma sta nel collegamento tra i due, nella relazione tra i due. E questo lo rappresentiamo appunto come association class. In hashtag c'è un'iconcina separata, crei un'associazione semplice oppure crei un'associazione con class. Dimmi, c'è una domanda? Ma se per caso il consulente lavorasse solo in un'azienda, cioè potesse lavorare in un scenario ipotetico in una sola azienda, okay, la classe va creata lo stesso? Ok, allora, lui mi chiede come devo modellare, come si modifica questa situazione in un caso ipotetico in cui ci fosse una regola per cui un consulente può lavorare al massimo in un'azienda sola. Okay? Questa è la regola, deve essere la regola generale, perché se per caso ci fosse un consulente che lui, povero tapino, lavora in un'azienda sola ma gli altri no, non cambia nulla. No? Però se la regola vale per tutti, vuol dire che qua ci sarebbe una cardinalità massima pari a 1, lato consulente, lato company. Ok? Allora, in questa ipotesi del vostro compagno, che una in cui c'è una cardinalità massima pari a 1 qua, come si modifica questa rappresentazione? Allora, si possono fare due cose. O va bene così, va bene così, perché quel consulente lavora per la sua azienda, nel momento in cui lavora, firma un contratto con questa fee. Oppure, in realtà, quando abbiamo una cardinalità massima pari a 1, vuol dire che, dato un consulente, lui potrà partecipare a una sola volta a questa relazione. Una sola volta. Un altro consulente, una sola volta. Allora, le informazioni che noi ne scriviamo nell'associazione o che le scriviamo nel consulente è uguale. Guardo, quando ho una cardinalità massima pari a 1, io avrò un consulente, la sua associazione, un consulente, la sua associazione, ne ho una sola. Allora, se io l'informazione le scrivo sull'associazione o le scrivo dentro il consulente, è uguale, sono in relazione 1-1, di nuovo, il consulente e la sua associazione. Quindi, quando io ho una cardinalità massima su uno dei due lati dell'associazione pari a 1, è equivalente rappresentare un'informazione come association class, come attributo di association class, o come attributo della classe stessa. È la stessa cosa. Disegnatelo nel modo in cui vi risulta più chiaro, in cui lo vedete meglio. Semanticamente è la stessa cosa. La base dati che si dà sotto è identica. Stiamo dicendo la stessa cosa in una forma, per alcuni più chiara in un modo, per altri più chiara in un altro. Quindi se ci fosse un 1 qua, la fila potrei mettere dentro consultant. Se ci fosse un 1 qua, per assurdo, la fee la potrei mettere dentro company e sarebbe lo stesso. Il problema chiaramente si pone quando sono molti a molti. Questo lo posso modellare così, ma lo potrei anche modellare così. Quindi la linea di sopra è lo stesso di prima. Nel disegno di sotto, invece, anziché un'associazione con dati scritti sopra, ho una classe vera e propria. Cioè, in fondo, quando un consulente lavora per un'azienda, io ho un contratto che sarà stato firmato, con una certa data, eccetera, eccetera, e tra le varie informazioni di questo contratto c'è anche l'importo che è stato concordato. Allora, vediamo un po', in questo caso, come sono le cardinalità. Allora, se il mio consulente può lavorare in tante aziende, vorrà dire che lui potrà fare molti contratti. E qui ho questa cardinalità. Se l'azienda può avere tanti consulenti, vorrà dire che l'azienda dovrà stipulare tanti contratti. E quindi, dato un'azienda, ho molti contratti. Viceversa, un contratto è stipulato tra un consulente e un'azienda. È il mio contratto quando vengo a lavorare al Politecnico. Quindi, dalla classe contratto, io vedo cardinalità pari a 1. Il contratto che contiene l'informazione di quel consulente quando lavora in quell'azienda.
Allora, queste due rappresentazioni sono quasi equivalenti. Rappresentano due situazioni molto molto simili. Ci sono due piccole differenze. Una ve l'ho già detta, adesso, ma non in questo contesto, e l'altra invece no. La prima piccola differenza è che nel caso di sopra, quello della classe associazione, il consulente non può lavorare più di una volta nella stessa azienda. Con importi diversi. Ma con importi diversi è un appendice. Cioè, nel primo caso, se ho un consulente che lavora per un'azienda, poi questo consulente, azienda A, poi questo consulente lavora per azienda B, poi lavora per azienda C, ma se volessi dire che questo consulente dopo lavorerà per azienda di nuovo A, torno indietro, all'azienda in cui aveva lavorato prima, non posso più, perché l'informazione che quel consulente lavora in A c'è già, e non posso averla due volte, in quella casellina l'ho già occupata, l'ho già occupata col valore del contratto, del fee, che avevo concordato 3 anni fa per quel lavoro là. Quindi questo modello non è in grado di rappresentare informazioni in cui la determinata coppia consulente e azienda si possa ripetere, possiamo volerlo ripetere. È una limitazione stupida in questo caso. O in questo caso, perché nell'altro caso della relazione molti a molti, che era quella studente corso universitario, siamo ben contenti che lo stesso studente non possa fare due volte l'esame dello stesso corso, una volta che l'ha passato. In quel caso è un vincolo utile, che studente corso, così non, come tu non puoi laurearti due volte nella stessa laurea, non puoi, eccetera. No, se l'hai fatto una volta non puoi più farlo una seconda volta. Con la stessa tipologia. Quindi a volte è utile poter imporre questo vincolo in più. In questo caso è un vincolo che ci sembra un po' artificioso. Perché mai non deve poter lavorare un'altra volta per la stessa azienda? Ecco, questo vincolo sotto non c'è. Perché abbiamo questa classe contratto, che chiamiamo a volte classe intermedia, che materializza la relazione e la dota di vita propria. Questo è un contratto e io di contratti ne faccio quanti voglio. Poi il fatto che il contratto sia con un'azienda, con un'altra, questo uno mi dice solo che un determinato contratto è con un'azienda sola, ma un altro contratto sarà con un'azienda sola e nessuno vieta che questa azienda sola sia la stessa di prima. È un altro contratto, perché mai dovrebbe subire un vincolo fatto da un contratto precedente? Cioè, quindi in questo caso, se vogliamo, la differenza principale tra modellare una relazione molti a molti attribuendo delle informazioni su una succession class oppure attribuendo delle informazioni con una classe intermedia è proprio questa: vogliamo o no permettere la ripetizione della relazione? Se sì, ci serve una classe, se no ci basta una associazione a cui eventualmente agganciamo dei dati attraverso gli attributi della succession class. Questo ci serve anche eventualmente per fare uno storico, una traccia storica. Quando noi qua dicevamo sulla relazione residenza, ad esempio, c'è una relazione uno a molti, ma io voglio ricordarmi tutte le città in cui sono stato residente, no? A un certo punto avevamo messo, c'era il disegno qua, un 1 su City. Questo mi permette di rappresentare in quale città sono residente adesso. Ma se volessi sapere le città in cui sono stato residente in passato, questo uno non mi piace. Allora mi servirebbe una classe intermedia, chiamiamola trasloco, chiamiamola residenza, in cui la persona può partecipare più volte e ogni volta è relativa a una città sola. Quindi quando abbiamo sempre questo concetto di ripetere una cosa già fatta oppure mantenere la storia di una certa serie di elementi, immaginiamoci sempre una relazione uno a molti o molti a molti con in mezzo una classe che permette la ripetizione. Ok. Tra l'altro
Guarda, la seconda, ho detto, c'erano due differenze. Quella sostanziale era questa, cioè che nella parte sopra, la session class, non si può ripetere la stessa copia. La seconda differenza, minima, ma semplicemente per evitare errori, è che questa non è, quella sopra, non è una classe vera. È una sostanziale nella quale abbiamo detto che dentro la X ci scriviamo in piccolo delle cose. Quindi, non essendo una classe vera, lei a sua volta non può partecipare ad altre relazioni. Non può essere una relazione che esce fuori da qua. Perché lei da sola non esiste. È semplicemente un tratto di penna tra un consulente e una company. Non è che a quel tratto di penna mi aggancia un altro tratto di penna. No? Avremo bisogno di modellare le relazioni del secondo ordine, relazioni di relazioni, ma non, teoricamente si può fare, ma noi di sicuro non ci avventuriamo lì. Cercare di fare un modello chiaro, non una cosa teoricamente troppo complessa. Quindi la regola è che se io ho una classe di associazione, questa non è una classe completa e quindi essa non può essere il punto di arrivo o di partenza di una relazione con un'altra classe. Se mi serve, magari perché la FI fa riferimento al contratto nazionale tal d'Italia e quindi voglio avere il collegamento tra questo importo e il contratto che lo stabilisce, mi serve una classe vera. Classe, relazione, contratto nazionale e posso fare tutto ciò che voglio. Quindi se mi accorgo che questa classe dovrebbe, per le informazioni che contiene, dovrebbe essere collegata ad altre classi, allora non è una semplice associazione, ma è un'entità che ha vita propria e quindi è un modello come classe. Questo secondo è un caso un pochino, si verifica di meno questo dubbio. Ecco, nel caso in cui queste due le manteniamo come semi-equivalenti, con quella differenza di posso ripetere o non posso ripetere, c'è una regola molto semplice per mapparle in termini di cardinalità. Allora, quando uso una classe intermedia, io avrò praticamente sempre le cardinalità esterne pari a 1. Perché quella classe intermedia mi serve per rappresentare una specifica coppia di elementi e quindi devo vedere uno di qua e uno di là. Se queste qui a loro volta fossero molti a molti, questa qui non potrebbe fare la classe intermedia tra quei due lì, tra un mucchio di qua e un mucchio di là, non capisco. Mentre invece le cardinalità, diciamo così, interne, di mezzo, sono le stesse che nel caso precedente, apparentemente scambiate di posto. Cioè, questo qua dobbiamo tenere molti, zero molti, ma ci fosse uno, ci fosse uno molto, ci fossero cardinalità diverse, troveremmo che per avere l'equivalenza, la quasi equivalenza, la cardinalità che c'è di qua, a sinistra, la devo spostare a destra. Dici, ma perché si scambiano? Ma in realtà non si scambiano, perché questa è la cardinalità vista da company. Se sono una company, quanti consulenti ho? Molti. Sotto, se sono company, quanti contratti ho? Molti. Perché ciascun contratto è un consulente. Quindi la stessa domanda. Sembra che li scambino solamente perché ti ho messo qualcosa in mezzo e quella cosa qua si è avvicinata, ma è sempre la cardinalità vista da company. Così come la cardinalità vista da consultant, e quindi disegniamo vicino a company nel caso di sopra, disegneremo vicino a contract nel caso di sotto. Ma è sempre la cardinalità vista da consultant. Cioè, per un determinato consultant, quante company ha, oppure quanti contratti di una company ciascuno ha? La stessa cosa. Ok? Quindi con questa figura ci giostriamo un pochino quando abbiamo una relazione, soprattutto nel caso di molti a molti, dicevamo, come vogliamo rappresentare le informazioni a seconda di, soprattutto del vincolo di ripetibilità o meno. Per il resto, tolto quel vincolo, sono due rappresentazioni equivalenti. Se voglio impedire la ripetibilità, uso quello di sopra. Se voglio permettere la ripetibilità, uso la modellazione di sopra. Come dicevamo, i due estremi sono sempre uno. Se non fossero uno, cade l'equivalenza, quindi staremmo modellando qualcosa di diverso che non è riconducibile a un'associazione con informazioni aggiuntive.
Ok. Poi ci sono, sempre nel dominio delle associazioni, alcune associazioni un po' particolari, alcuni casi particolari a cui è stato dato un nome, proprio perché erano ricorrenti. Quindi nulla di nuovo, semplicemente delle scorciatoie grafiche per rappresentare alcuni casi. Ad esempio, un'associazione nel quale una delle due estremità sia rappresentata con un rombo, un quadrato messo di Diego, rappresenta un'associazione di tipo aggregazione, per gli amici part of, parte di. Vuol dire che B è una parte di A. Cioè A è un oggetto che aggrega vari oggetti che sono di tipo B. L'esempio che abbiamo fatto un qualche slide fa dell'auto che ha quattro ruote è un esempio di questo tipo. Ho un oggetto, diciamo così, superiore, di livello superiore, l'aggregante, che è composto di varie parti di un certo tipo o di vari tipi. L'abbiamo modellata con un'associazione da 1 a 4 e nessuno si è lamentato. Questo rombo specifica solamente un po' meglio, o meno, più a colpo d'occhio, qual è la natura di quella associazione lì. Parte di, quindi quando vi faccio un building material, dico un sistema molto ampio che è composto di varie componenti, a sua volta composte da altre, se lo disegno così, a colpo d'occhio si capisce che cosa sto cercando di modellare senza dover leggere il nome della relazione e ragionarci. È una relazione parte di. Essendo una relazione parte di, in automatico la cardinalità da questo lato è 1. Non ho bisogno di specificarla, la rombo. Cioè, l'A è l'aggregante che aggrega dei B, e per ciascun B va a finire in 1. La cardinalità dall'altro lato invece dipende. Se sono ruote ne avrò 4, se sono volanti ne avrò 1. Quindi la cardinalità massima dipende dal tipo di aggregazione, dal tipo di oggetto che sto aggregando. Dal lato destro, dal lato sinistro sempre 1, implicito, quindi non devo spiegare cosa sto facendo e non devo indicare la cardinalità lato aggregante perché è implicita. Quindi nulla di più, come dicevo, semplicemente una abbreviazione. No, qui c'è l'esempio dell'auto, un pochino più complessificato, l'auto ha 11 D, ha 4 ruote, ha un motore, il motore può essere di benzina o gasolio, quindi un attributo power che dice come faccio. E come vedete di qua le cardinalità non sono scritte perché è sempre uno, sottinteso. Poi c'è un altro tipo di relazione che invece è significativamente diversa, graficamente somiglia ma purtroppo ha un significato molto diverso, che è la relazione di generalizzazione o di specializzazione, a seconda di come leggiamo, uno è contrario dell'altro, cioè se andiamo nel verso o contrario della freccia. Questa relazione si usa quando una classe è un caso particolare di un'altra. Cioè lo studente è un caso particolare di essere umano. Il professore, alcuni potrebbero dire di no, ma è anch'esso un caso particolare di essere umano. Cioè abbiamo una classe più ampia, essere umano, che si specializza in classi particolari, le quali sono tutte casi particolari del caso generale. Cosa vuol dire specializzarsi? Vuol dire che alla fine abbiamo una classe generale, persona, che come classe ha alcuni attributi. Poi potremmo avere una classe impiegato che è una persona. Impiegato è un tipo particolare di una persona, un caso speciale di persona. Allora questo lo indico con una relazione con una freccia triangolare vuota in punta. È quello che, se avete fatto qualche corso di programmazione oggetti, è l'ereditarietà. Un oggetto che eredita da un oggetto più generale e lo specializza. L'oggetto employee
è una persona innanzitutto, ma una persona particolare. Quindi è, quando dico che è una persona, significa che questo oggetto impiegato ha tutto, ha e fa, quindi possiede e compie tutto ciò che la persona ha e fa, possiede e compie. Quindi employee ha l'attributo first name, sì, non c'è scritto, ma perché no? Sto ereditando la persona, non sto a scriverlo due volte. Anzi, questa notazione mi serve proprio per concentrarmi su ciò che rende un employee differente, più specifico di una person generale. Quindi ogni volta che io ho una generalizzazione di questo genere, le classi sottostanti è come se avessero tutti gli attributi della persona presenti, copiati, ricopiati, in automatico. E tutte le relazioni, le association, a cui la persona può partecipare, automaticamente sono relazioni che, alle quali anche employee, anche student possono partecipare. Quindi tutte le cose che una person può fare e tutte le informazioni che una person può possedere sono anche accessibili da tutte le specializzazioni di questa persona. Ma ogni specializzazione in più può avere degli altri attributi solo suoi, che non sono condivisi né con la classe generale né con le altre specializzazioni, cioè la matricola dello studente, c'hanno solo le persone di qualche tipo studente. Hanno tutti il nome, cognome, codice fiscale, ma in più gli studenti hanno anche la matricola. Quindi una classe specializzata rispetto alla classe generale può avere gli attributi in più, relativi ai soli oggetti di quella classe, e può avere delle relazioni in più. Cioè la relazione di essere iscritto a un corso può esserci su uno studente, ma non può esserci su un impiegato. E non può esserci una persona normale che passa di lì, non è che passa in strada e scrive qualcosa. Questa relazione qui non ha bisogno di cardinalità, perché è una relazione identitaria. Uno studente è una persona, uno a uno forte, sono la stessa cosa. Non sono due oggetti diversi che mettono in relazione. Sto dicendo che un oggetto di tipo studente è anche un oggetto di tipo persona. Non è neanche uno a uno, o uno studente e una persona e sono collegati. In realtà è uno se stesso, cioè è lo stesso. È solo un modo per dire che i puntini della classe person, alcuni sono diversi perché hanno delle informazioni in più, o hanno delle relazioni. E a me interessa mantenere traccia delle parti comuni, perché magari avrò metà del sistema informativo, quello legato, che ne so, alla registrazione di utenti, alla consultazione, al login, alla password, eccetera, alla residenza, al cambio di residenza, tutto quello che volete, tantissime pratiche che probabilmente possono lavorare a livello di person, che funzionano sempre, perché usano solamente le informazioni che hai in quanto persona. E poi ci saranno altre parti più specifiche del sistema informativo, che sono l'ufficio stipendi, che lavora anche sulle informazioni a livello di employee. Oppure la segreteria didattica, che invece lavora, ha bisogno delle informazioni tipo student, e quindi lavora solamente su person che siano student. Quindi ci interessa mantenere questa gerarchia e non semplicemente fare copia e incolla dei campi da sopra a sotto, replicandoli così di brutto. Perché altrimenti perderemmo, dovremmo ripetere le cose tre volte anziché dire, boh, una cosa fatta per person automaticamente vale anche per employee, vale anche per student. Generalizzazione quando andiamo nel verso della freccia. Quindi persona è una generalizzazione di impiegato. Se andiamo al contrario della freccia, lo chiamiamo, come abbiamo detto, specializzazione. Quindi employee è una specializzazione di persona. E su questo di fatto possiamo definire delle gerarchie. C'è un sopra, un sotto, lo possiamo chiamare padre e figlio, lo possiamo chiamare generale specifico, lo possiamo chiamare superclasse, classe base, oppure viceversa, quelli discendenti, sottoclasse, classe derivata, eccetera. Sono tutti nomi, di nuovo, un pochino copiati dalla terminologia della programmazione, che ci possono aiutare a descrivere queste relazioni. Ma
difficilmente noi avremo bisogno di fare gerarchie di classi troppo complicate, quindi per fortuna di, con più di un livello intendo. Sempre per avere una mapping visuale, la specializzazione o la generalizzazione corrisponde al livello insiemistico, mentre la relazione normale corrisponde al prodotto cartesiano, questa corrisponde a identificare dei sottoinsiemi. Sottoinsiemi che possono essere come questi, disgiunti, potrebbero in teoria anche essere intersecanti, quindi una persona che sia sia studente che impiegato, ma poi si incasina parecchio il sistema informativo a gestire questa cosa. Per fortuna non dobbiamo progettarlo, ma dobbiamo solamente specificarlo. Questo è un esempio molto limite, no? del fatto che il fionaio, che è un venditore, è anche un essere umano, che è anche un essere animale, che è anche una specie vivente, ma così come il fiore che gli vende, no? Però fatico molto a inventarmi un sistema informativo in cui questo tipo di generalizzazione possa essere effettivamente utile. Cioè, quali siano gli attributi, le relazioni che trovo living species che è utile ereditare dai due lati. Per questo dicevo che difficilmente ci spingeremo a fare relazioni troppo complesse. Per introdurre l'altro tipo di situazione, facciamo un esempio che magari useremo anche un po' di volte. Twitter, no? O comunque un esempio di un social network in cui posso avere dei vari messaggi. E un messaggio può essere una risposta ad un altro. Vedete che su Twitter alcuni messaggi sono ok, questa è la risposta a. Oppure un messaggio può citarne un altro. Fai il retweet aggiungendo il tuo messaggio, infatti hai il tuo messaggio, il tuo post con sotto quello precedente. Allora, tra un messaggio e un altro possiamo avere delle relazioni che possono essere la reazione di reply o la reazione di citazione. Però questi tre sono tutti tre messaggi. Allora, come lo rappresenti? Allora, la relazione rispondi è una relazione tra un messaggio e un messaggio. Cioè un messaggio è in risposta a un altro messaggio. Anche la citazione, questo messaggio è una citazione di un altro messaggio. Come lo rappresento? Beh, normalmente lo rappresento come una citazione. Risposta in cui dico che un messaggio è una risposta ad un altro messaggio. È una relazione un po' strana perché non è tra due classi diverse come abbiamo visto finora, ma è tra una classe e se stessa. Vuol dire che un messaggio può essere una risposta a un altro messaggio. Ho aggiunto io altro, formalmente non è detto, ma normalmente è più utile così. Una relazione ricorsiva, così come si chiama, no? Una relazione ricorsiva, un'associazione ricorsiva, è un'associazione in cui la classe di partenza e la classe di arrivo in realtà sono la stessa classe. Il che vuol dire che lega da un lato elementi di una classe con elementi della stessa classe. Questi elementi non, in teoria non hanno nessun vincolo. Diciamo che quello che non devo pensare è che leghi un elemento di una classe con se stesso. Può darsi che sia se stesso, può darsi di no, dipende dai casi. Ma la ricorsione, la reazione ricorsiva non indica sempre che deve essere con se stesso, indica che deve essere con questa classe. No? Vale sempre il discorso che noi stiamo disegnando una cosa a livello di classe, ma questa si applica a livello di oggetti. Quindi la reazione lega un oggetto della classe tweet con un altro oggetto della classe tweet.
Nel caso specifico è un altro, perché non posso rispondere a me, il messaggio non può essere di risposta allo stesso messaggio a cui sto rispondendo, cioè il messaggio non può essere il messaggio e la sua risposta insieme. Ma questo non c'è scritto qua. Qui c'è scritto semplicemente che un messaggio può essere una risposta a un altro messaggio. Ecco la citazione, uguale, io posso avere un messaggio che è citazione di un altro messaggio. Ovviamente ho delle cardinalità, anche qui, nel senso che un messaggio può avere molte risposte. Un messaggio può avere molte risposte, sono molti che rispondono a lui, ma ciascuna risposta è in risposta ad un solo messaggio. Quando ti faccio rispondere, rispondo a quello, non ad altri contemporaneamente. Poi quello ha tante risposte. Quindi le due estremità della relazione non sono interscambiabili. Io ho un messaggio che è una risposta a un solo messaggio originale, ma quel messaggio originale può avere più risposte. Allora, per aiutarci a leggerlo, nel caso di relazioni ricorsive, è possibile indicare a fianco dei due lati, la partenza e l'arrivo, una parolina, un termine che ricorda il ruolo di questo lato della situazione. In realtà lo posso fare sempre con qualunque situazione, ma ha molto più senso in quella ricorsiva, perché altrimenti non si capirebbe nulla. Quindi dice che un tweet può essere una risposta a un altro tweet e il tweet originale, nel ruolo originale, a cardinalità 1, nel ruolo risposta a cardinalità molta. Quindi un tweet può essere in risposta a un solo originale. Un tweet può rispondere a molte risposte. Basta solo non incasinarsi. La stessa cosa dall'altra parte di citazione. Si combinano volendo, si possono anche combinare queste due ultime rappresentazioni che abbiamo visto con un concetto di sottoclasse. Forse è più facile da leggere. Io posso avere un tweet che è una classe generale e dico che questa classe generale si specializza in tre tipi di tweet. Quello semplice, quello che in realtà è una risposta e quello che in realtà è una citazione. Allora, se è una risposta, risponde a un altro tweet che sarà di tipo forse semplice oppure a sua volta un'altra risposta, non ci interessa. Se è una citazione, cita un altro tweet. Allora, qui le cardinalità sono semplici. Una citazione cita un tweet può essere citato da tante citazioni. Quindi, in questo caso, anziché rappresentarlo col ruolo, lo rappresentiamo separando le due metà, il ruolo citante e il ruolo citato, in due sottoclassi diverse. In realtà citazione e tweet dicevamo che in realtà sono la stessa classe, quindi questa relazione ritorna su se stessa effettivamente, ma così visivamente ad alcuni può piacere di più vederlo in questo modo. L'informazione è la stessa. Fintanto che non aggiungo degli attributi nuovi dentro risposta, dentro citazione, che rendono questa classe diversa da quella del tweet perché ha degli attributi in più, queste due rappresentazioni sono la stessa cosa. Le ho tenute separate per non avere la cosa che ritorna su se stessa e non dover applicare i ruoli. Ma il ruolo ce l'ho nella specializzazione. Ok? Allora, queste sono essenzialmente... qui va avanti. Tutti i costrutti che possiamo usare, classe, attributi, associazioni, cardinalità, generalizzazioni, e nelle varie casi particolari. Con questi 5 ingredienti possiamo fare tutti i diagrammi delle classi che vogliamo. Domani proverete a farne alcuni voi, in laboratorio, il testo dovrebbe già essere sul sito, se volete cominciare a guardarlo, e poi giovedì ne riparliamo.
insieme.